tutte in cerchio, la luna si nasconde, il mare alte onde, e un vento volte tonde. Demonio, un tempo che aveva una rabbia, ma una rabbia più che mai, perché il paradiso l'era pien de anime e all'inferno non ghe n'era nessuna. Allora la iniziava a andare de qua, de là, de su, de so a cercare delle creature perché le se fasse a strighe. Ovviamente la trova le donne, perché le donne sono più facili da cascare sotto le sue sgriffie, e perché sono ambiziose e vendicative. Quelle che le donne danno al diavolo saranno ricambiate. Se vogliono schei, soldi o bezzi, lui è che le dà. Se sono state abbandonate dal moroso, lui è che le fa tornare. Se una donna è gelosa di un'altra donna, lui le fa morire. Loro poi, in cambio, fanno giuramento di dare anima e corpo al diavolo. Si chiudono nella loro camera, le va allo specchio, con tre parole che riconosce solo loro, le chiama il demonio, che viene immediatamente e che fa il patto, e così rifacendo diventano streghe. Sta attenta, tu. Sta attenta, che te faccio andar via amoroso. Per sempre. Quando si sono fatte streghe non si possono più togliere, a meno che non trovino qualcuno che le scopre o che le faccia far un peletin de sangue. Basta anche una piccola puntura d'ago e le torna come era prima. Le streghe che non si possono rivelare quando sono sul punto de morte, le muore rabbiose. Quando le streghe le sta per morire, le va sulla sua camera, e quando ha i quadri dei santi e delle madonne, bisogna voltarli. Appena voltati, arriva il diavolo che le porta via. Senza essere salvate, si buttavano nel canale dei Maragni a Venezia, dove si butta le bestie morte e le robe che fa danni. Una volta c'erano anche le fate, ma quelle facevano del bene. Chi era povero le incontrava, diventava ricco. Chi era brutto diventava bello. Ma adesso la razza delle fate non è più. Sono streghe quelle donne che hanno gli occhi rivoltati e che guardano di sbiego. Si riuniscono in un punto dopo la mezzanotte e prima del canto del gallo tornano alle loro case. Di notte, anche a bastonarle, non le sente niente, perché la loro carne le è come morta. Se si riesce a piantare un chiodo per terra, davanti o in mezzo alle loro gambe, non possono più muoversi. Nel mese di ottobre le streghe le fa strigarie anche ogni giorno. La notte della vigilia di Natale le si unisce tutte quante e le fa ogni sorta di cattiveria. E il proverbio el dice: piova e sol, le strie le va in calor. Piova e vento, le strie le fa spavento.
Il peggior dispetto che si può fare una strega è mettergli una scopa del traverso. Tra una porta si spaventano perché non possono passare sopra le croci. Hanno paura del sale e scappano via se qualcuno glielo butta contro. Per deliberare una creatura che l'è strigata bisogna prendere i sodrappi, metterli dentro una caldera, senza acqua e dargli fuoco. Se si sente i drappi che fa degli schiocchi vuol dire che l'è strigata. Allora deve venire a farsi riconoscere, deve domandare del sale, un poco d'acqua, un poco del fuoco e allora la creatura si libera dal male. Oppure bisogna prendere i suoi vestiti, tagliarli con la maniera su uno scalino de marmo, tagliarli in piccoli pezzettini come se le fosse fregole de pan. Facendo così è come tagliare il suo corpo, perché sui drappi c'è il suo spirito. Gocce di rugiada nel prato di risate e là nella foresta un cuore che si arresta. Le streghe son tornate ed entran di soppiatto la coda di un ratto, il dente di un gatto. Di notte in un secondo fanno il giro del mondo, di notte in un minuto ci fanno fare uno starnuto, invisibili alla gente. Le streghe son tra noi, invisibili alla gente, le streghe son tra noi. Thank you.